Ciao Muli, come sei? Eccoci di nuovo con un nuovo giretto. Questa volta staremo in giro un paio di giorni, anche perché il lavoro c'è un po' di calma e la situazione in questo periodo è anche un po' incasinata, come già ben sapete. Quindi noi ce ne andiamo a farci un bel giretto. Siamo arrivati ieri sera, ci troviamo sul lago di Lecco, siamo arrivati a Olcio, vicino... Mandello dell'Ario, mi pare che è famosa per un'azienda motori di moto, se non erro. Comunque abbiamo dormito in questo parcheggio, ve lo faccio vedere adesso. E niente, andiamo a vedere qualcosa di interessante in questo piccolo paesino. E poi continuiamo lungo il lago, faremo tutto il giro del lago scendendo giù a Como e tornare a Milano. A dopo! Siamo al lago, climi miti, si sta bene e come potete vedere ci sono piante d'olivo. Avevo letto da qualche parte che qua in zona c'erano degli olivi per la produzione dell'olio. Se è come il lago di Garda, sicuramente saranno buoni. Paesino di Olcio l'abbiamo visto, piccolino, molto carino. Adesso seguendo sto sentiero... Oddio, stiamo cercando il centro. Stiamo andando a Mandello... Un caffè. Mandello dell'Ario. Mandello dell'Ario. Non siamo sotto sulla statale perché è un po' pericoloso, abbiamo trovato sto sentierino, vediamo dove ci porta. Si interrompe e dobbiamo tornare indietro. Purtroppo stiamo entrando a Mandello dell'Ario, purtroppo non c'è la possibilità di stare all'interno e siamo sulla statale. È pericolosissimo. Io non riesco a capire fare un vialettino, qualcosa pedonale, ciclabile, perché è veramente pericoloso. La gente corre come matta e non so, vabbè. Lucy! Donde estás? Fanno niente per far camminare, non puoi prendere neanche la bicicletta, il monopattino, niente. Se no devi stare sulla strada, ti falciano via, quindi niente. Vabbè, è così. Siamo alle porte di Mandello e questa è l'area camper. Costa 10 euro al giorno e per tutto l'anno, non solo... Allora, ci sono i parcheggi a pagamento per le macchine che dal 1 aprile al 30 settembre si paga. Invece qua il camper si paga tutto l'anno. Ecco, il parcheggio dovrebbe essere riservato solamente ai camper e come potete vedere, laggiù ci sono anche le macchine che parcheggiano. Ehi, qua non va bene perché c'è gente che può portarvi dei soldi al vostro paesino con il loro camper. Se voi recuperite il posto, se ne vanno via dritti. Vabbè, adesso andiamo a farsi un caffè e poi andiamo a vedere Mandello in centro e lungo lago. Bene Muli, dopo aver bevuto un caffè buono,
ascoltando i discorsi che si facevano in bar riguardo il momento che stiamo vivendo adesso del virus, tutti gli stessi discorsi, social, tutti stanno parlando di questo. Quello che mi dà da pensare è l'esagerazione che c'è dietro tutto questo. Addirittura ordinanze comunali che i bar in Lombardia devono chiudere alle 6 di sera e riaprire alle 8 di mattina, mentre i ristoranti aperti. È una stupidata questa, però metti in ginocchio le persone che lavorano, che investono. Qua c'è da rivedere tante cose. Allora, siamo al parco, mi sposto perché c'è il vento, speriamo che non dà fastidio. Siamo al parco di Mandello, molto ben curato. C'è anche il mercato, dovevamo dormire lì ieri sera, solo che oggi c'era il mercato, quindi ci siamo spostati all'altro paesino dove abbiamo dormito. Bello, la giornata è spettacolare e il lago sprigiona tutto il suo fascino. Di solito io sono abituato il lago nel mio immaginario, e la nebbia, tutto il grigiore, perché li ho sempre visti così con le giornate di sole, poche volte mi è capitato di vedere i laghi e devo dire che è affascinante. Un po' scomodo per viaggiare col camper, però fantastico. Andiamo avanti. Tremolio perché gonfina la batteria della telecamera. E che cavolo, tutto traffico qua. Niente, stavamo ridendo adesso io e la Lucy qualche secondo fa per il semplice motivo che mi è scappato uno starnuto. Dove sei Lucy? Sei piccola, amore. Mi è scappato uno starnuto, visto il periodo qua, il momento, bisogna stare attenti con i starnuti. E quindi un signore dall'altra parte della strada mi ha detto salute, così, in un scialasse. Che forte. Delle strade si parla solo di questo. Sì, sì, sì. Spostiamoci che c'è una macchina che passa. Oh, tutti adesso che avete passare, non che avete a casa. Non c'è sto coronavirus che stai a casa. Quindi, che dirvi? Allora, Mandello l'abbiamo visitata. C'è ancora qualcos'altro da visitare? Noi andremo a fare un giro, ma avendo finito la batteria della telecamera non possiamo farvi vedere niente. Così avrete la scusa per venire anche voi a vederla. Se no vi facciamo vedere tutto noi e non va bene. Muoviamo l'economia consumando un po' di gasolio, muli. Tac. Vabbè, dai, ci sentiamo al prossimo video e grazie a tutti voi per il vostro seguito. Ciao. Ciao.